roba qua, 800 miliardi di colpi, allora in fine pensa purtroppo c'è lo switch, mi dispiace. Costano poco, però sono sindacalizzatissimi. Purtroppo in Svizzera c'è questo sindacato dei batteristi uniti per il rock and roll elvetico, lo sburre delle regole, e che osserva con dei droni i batteristi svizzeri sparsi in tutto il mondo. Guarda, visto che, diciamola tutta, non volevo parlarvene, sono molto teso, abbiamo già preso una sanzione perché sono andati fuori di 2 colpi. Che svizzeri di merda, scusate. 2 colpi, ma chiudi un occhio! E come il limite di velocità non c'è la tolleranza, 5 la tolleranza, mica la tua, vabbè. Dai, fate questo cambio di batteristi. Poi è anche bello se uno lo guarda con altri occhi, perché voi dovete pensare che questa è una cerimonia antichissima. Risale al 1500, Svizzera, pensate, i bambini svizzeri poveri nei cantoni di Uri, di Geller, che facevano questo. Finito? Oh, bene, bene. Vai, vai con lo spettacolo, vieni alle storie. No, ho avuto l'idea perché ho visto che sei stato così contento per la prosa, così contento per la poesia biodinamica. Scusa, non capisco. Cioè vuole fare tanta cultura, poi vabbè, comunque, perché volevo toccare un argomento che insieme è scienza e storia. Perché è noto fin dai tempi del feudalesimo che l'amore, come l'amore per una giovane donna, possa trasformare un giovane uomo in un servo della vita. Ecco, vorrei guardare insieme a voi le principali fasi di questa trasformazione. Abbiamo la fase numero 1, detta del presagio. In questa fase il giovane uomo racconta agli amici di aver conosciuto una giovane donna carina, simpatica, intelligente, con la quale parla bene. Ecco, questa dichiarazione è molto sospetta, dice che ci parla bene e non mostra alcun desiderio di tipo sessuale. Da questa prima fase è un attimo, quasi inconsapevolmente, scivolare nella fase numero 2, detta del lesso. Nella fase del lesso il giovane uomo racconta agli amici di aver trovato la donna della sua vita, si convince di questo e cerca in ogni modo di compiacerla, anche buttando i propri gusti personali, le proprie passioni, il cinema, la musica, non importa, qualsiasi cosa per compiacerla. In questa fase del lesso alcuni lessi sviluppano degli ultrapoteri sensoriali, uno su tutti la guancia di Terminator. Vi spiego di che si tratta. Chi ha visto il film Terminator ricorderà che Terminator è equipaggiato con l'occhio di Terminator, con il quale legge dati continui sul mondo: temperatura, massa, pericolosità, non so, esplosività, massa grassa, altezza, peso, qualsiasi cosa. Ecco, il lesso invece sviluppa una ipersensibilità della guancia che gli serve per cosa? Supponiamo che lei lo saluti con un bacino oggi pomeriggio, ciao, ci vediamo domani, collocato in questo punto. Ecco, l'iperguancia del lesso registra con precisione assoluta il punto di atterraggio del bacino. Ecco, immaginiamoci che domani lei lo saluti con un altro bacio, che però è dislocato un millimetro più vicino alle labbra. L'iperguancia del lesso rileva questo avvicinamento e il lesso deduce che le cose stanno andando bene. I numerosi pacchi agli amici sono sintomatici del passaggio alla fase numero 3, che è la fase finale della trasformazione, la fase del servo della gloria. In questa fase possiamo avere un approccio di tipo positivo e un approccio di tipo negativo. Abbiamo un approccio di tipo negativo quando il servo della gleba idealizza a tal punto l'amata da non ritenersene degno, per cui non si palesa proprio. In questo caso scivola in una sottofase definita vegetal, dove, esattamente come potete immaginare, come una pianta seduta su una sedia osserva il mondo che gli scorre davanti e al massimo riesce a operare un pochettino di fotosintesi. Abbiamo invece un approccio positivo quando il servo della gleba opta per una dichiarazione, e se opta per una dichiarazione i possibili esiti sono due: ottiene un sì, se ottiene un sì viene accolto nel nirvana, conosce e frequenta gli dei dell'Olimpo, va a caccia con Atena, accende dei fuochi
Zuccherelli con Efesto. Costruisce palle di pelle di pollo con il figlio di Apollo. Solo quei privilegi che hai quando frequenti gli dei dell'Olimpo. Sviluppa anche la capacità di muoversi leggermente sollevato da terra, come un Hovercraft d'amore, e perde completamente il contatto con gli amici. Ma potrebbe ricevere un nome. Se riceve un nome, precipita nell'oltretomba, nelle tenebre, dove c'è veramente il buio più nero del nero del nero che c'è. E in questa oscurità terribile sente le voci di altri servi della gleba precipitati che lo chiamano: vieni, vieni a giocare con noi, vieni a giocare come in Shining, vieni a giocare al 2, dice il gioco di mio nonno, no, è un gioco terribile che si fa solo con 2 di pink, nell'oscurità. E questo ambiente ostile sviluppa anche un pessimismo di tipo affettivo che si manifesta con frasi del tipo: non troverò mai la persona giusta per me, o peggio, sono io ad essere sbagliato. Un servo della gleba che totalizzi 10 o più 2 di picche assurge allo status di gran maestro dei glebas, va a vivere in eremitaggio e diventa meta di pellegrinaggio per giovani servi della gleba, diciamo i padawan della gleba, ai quali legge il futuro servendosi di un mazzo di carte composto esclusivamente da 2 di picche. Era il nuovo astro dell'infotainment italiano, Fazzo! Dopo vedere le diapositive delle sue figlie a mano, poi subito dopo devo accompagnare
proprio subito. Ho saputo che l'altra sera poi sei uscita con Campana, siete là. No, 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 tranquilla, non telefono per fare polemica, però scusami, ti avevo invitato io al cinema. E poi vengo a sapere dagli amici che sei uscita con lui, cioè non è bello. Non è bello perché io sono una persona, dei sentimenti. E poi, scusami, quando hai avuto bisogno di qualcuno io ci sono sempre stato. Ti sembra che io chieda qualcosa? Io sono felice se tu sei felice, ma non voglio essere trattato come un espadrillas. Sai quando l'espadrillas si sbilancia con la mia? Cosa devo fare? Vuoi che mi metto una scopa in culo? Così magari ti ramazzo la stanza? Una volta proverei. È un'interpretazione molto credibile del sangue della greba.